L'abbraccio con Monsignor Attilio Zanderigo, parroco del Duomo di Belluno e suo docente a Pisa ai tempi dell'università, poi la stretta di mano con Giuseppe Vignato, il candidato sindaco sostenuto da 3 liste civiche del Partito Democratico. Tutto davanti a una nutrita schiera di sostenitori che ieri hanno affollato lo spazio allestito davanti al Bar Duomo nel centro storico della città. Il numero uno dei Dem, Enrico Letta, dopo l'Agorà ai piedi del Nevegal, torna per la seconda volta in provincia, dove dice si respira un bel clima. Appassionato il suo ricordo dell'impegno di squadra in favore delle aree di confine. Fu un lavoro che mi ha legato da allora a questa terra. Fatemi ricordare un grande bellunese che era il presidente della provincia dell'epoca, Sergio Reolone. Letta sostiene il territorio bellunese, il suo capoluogo, che guarda alla sua capacità di riprendere un ruolo guida di questa parte del paese. Questa straordinaria parte del paese in cui 3 regioni si toccano e si baciano tra di loro, 3 regioni che troppo spesso non collaborano, 3 regioni che noi vorremmo vedere lavorare insieme, collaborare insieme, e di cui Belluno è naturalmente il cuore e la leadership. Il segretario sprona i suoi a perseguire con determinazione gli ultimi scampoli di campagna elettorale nelle piazze. Davanti a lui il segretario regionale dei Dem, Andrea Martella, e il deputato Roger Demenek. Giuseppe Vignato, attorniato dai capilista, ricorda i punti del programma e raccoglie la sollecitazione di Letta. Io vi invito a combattere ancora ogni giorno, a bussare i campanelli. Un ringraziamento a Enrico Letta che è venuto a sostenerci, a sostenere la nostra coalizione. Un ringraziamento a tutti i capilista, quelli che sono qui con noi, 4 liste. Siamo una coalizione di centrosinistra, progressista e riformista.